Sono 180.000 i contagi Covid registrati nelle ultime 24 ore in Francia, lo riferiscono le autorità sanitarie. La Scandinavia è tra le regioni europee che sta affrontando una rapidissima ascesa di contagi. La Finlandia, dopo una riunione lampo del governo, ha deciso di correre ai ripari vietando, salvo alcune eccezioni, a tutti gli stranieri non vaccinati con età superiore ai 16 anni di entrare nel paese. I non residenti vaccinati dovranno comunque sottoporsi al tampone nelle 48 ore precedenti al loro ingresso, sulla scia di quanto deciso nei giorni scorsi dall'Italia e da un numero crescente di paesi europei. Nuovo picco di positivi in Inghilterra. In Gran Bretagna i positivi sono 129.471, la stragrande maggioranza sono concentrati in Inghilterra, dove i positivi sono oltre 117.000. La Germania, dove vige il cosiddetto lockdown dei non vaccinati, per il momento sembra reggere. Il Belgio registra un moderato ma costante calo dei contagi. Il Covid sta tornando in Cina. Nelle ultime 24 ore la città di Xi'an, con i suoi 13 milioni di abitanti in lockdown da 6 giorni, ha registrato 209 nuovi casi. Negli Stati Uniti registrati oltre 500.000 nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore. Solo nella città di New York il tasso di positività medio degli ultimi 7 giorni è il 20%. La Polonia ha registrato 794 decessi legati al Covid nelle ultime 24 ore. L'Australia registra un nuovo aumento di casi e sotto il primo ministro Scott Morrison ha programmato una riunione d'emergenza del gabinetto nazionale.